appunto, quindi i creatori del Dream Team devono affrontare così l'aspico, che attualmente parte però addirittura con l'infelicità numerica, mancano tanti giocatori. Compagno. Attenzione allo spazio qui per Manetti. Manetti gioca su Mingarelli. Mingarelli lascia tirare Nardoni a vuoto, poi c'è la conclusione al volo. Avanza Rinaldi che però addirittura a calciare da casa sua, c'è la parata. Mixology Club poscarga, qui al debutto Rinaldi prova una sciabolata morbida per il colpo di testa di Manetti che sfiora la rete del vantaggio per i Predatori. Comincia ancora Alessandro Rinaldi, gioca largo per Marconi, poi la messa in mezzo per Mingarelli, attenzione Mingarelli che se ne va, è una bellissima giocata di Matteo Mingarelli che con un diagonale preciso batte il portiere 1-0 per i Predatori del Dream Team con Mingarelli. Manetti che gioca su Rinaldi, Rinaldi stoppa e cambia gioco magistralmente qui per Marconi, che tiene larga sulla destra, attenzione, c'è il pallone messo al centro, un miracolo di Lionetto. Manetti la gioca ancora per Mingarelli, occhio a Mingarelli, prova a accendere la luce, va sul mancino, la mette in mezzo per la pena che è tutto solo, e non può sbagliare, 2-0 per i Predatori del Dream Team, gran giocata di Mingarelli, sicuramente un fattore in questo avvio di gara. La pena poi è bravo perché stoppa il pallone. Fatta, senza problemi Lionetto, 2-0. Prova a passare a Longovini, ma attenzione perché c'è Donati che ha lo spazio. Prova a calciare di nuovo, la palla rimane lì. E Moreira fa un comodo tap-in del 3-0. La conclusione di Riccardo Donati, rimpallata tra le varie maglie rosa-nero. Moreira riceve, raccoglie la spia, la deposita in rete per il gol del 3-0. Rinaldi. Gioca per la pena, Caspazio può pensare a calciare, lo fa e lo fa bene per il 4-0. Siete ancora Mattia La Penna, ha ricevuto palla da Rinaldi. È chiaro che con l'inferiorità numerica c'è sempre un uomo libero. Qui La Penna fa vedere i risultati balistiche: 4-0. Un ottimo aggancio, elegante. Serve Moreira che si va sulla destra. Bene, il guizzo di Moreira, palla al centro per La Penna. E La Penna, tutto facile per questo attaccante che va sempre a segno con una facilità disarmante. Bella giocata però con Moreira e Mattia La Penna. La insacca. Ancora La Penna che protegge palla, va a calciare e coglie una traversa spaventosa. Finisce qui il primo tempo. Siamo sul 5-0 per i Predatori del Dream Team. Partita senza storia, anche perché l'aspica pure con l'uomo in meno. Poni alla Penna nuovamente per Moreira. Rinaldi, tutto di prima, tutto bello. Rinaldi prova anche a calciare. Lionetto è bravo a respingere. Poi ancora Moreira che beffa il portiere. E al settimo minuto di gioco nel corso della ripresa c'è anche il 6-0 e doppietta personale per il numero 10 dei Predatori del Dream Team. Marzi qui perde palla un po' ingenuamente, La Penna ne approfitta subito e va a calciare, bravissimo Lionetto, ma poi tutto facile per la tripletta di Moreira. E si trova con la porta spalancata, segnano ancora i Predatori. Cagnoli. Si converte la conclusione viene respinta. Lancia per La Penna. Controlla, poi va a calciare La Penna. Poi che il personale, un altro gol bellissimo di La Penna. 8-0. Un'altra bella giocata individuale di Mattia La Penna che ha stoppato i palloni in qualche modo. Poi la conclusione col mancino. Nulla può, Lionetto. Rinaldi. Avanza con Rinaldi. Break tra due avversari, serve Mingarelli. Cioccolatino per Mingarelli che segna il 9-0, la doppietta personale. Grandissimo break di Alessandro Rinaldi. Poi Mingarelli è implacabile. La Penna ora è bloccato. Prova un numero che gli riesce anche molto bene. Poi va a calciare. Gran parata di Lionetto. Si passa, gli prova una giocata d'orgoglio. La squadra rosanero passa, gli prova a calciare. Il tiro viene respinto in qualche modo da Mattia Palucci. Cappone. Cross morbida in mezzo. Attenzione a Manetti che ha spazio. Vuole provare a calciare Manetti. Finisce qui 9-0. I Predatori asfaltano un aspico in inferiorità numerica dal primo minuto. Guarda, è ancora presto il dito perché il campionato è lungo. Siamo sulla buona strada, speriamo di recuperare anche parecchi infortunati. E niente, certo il innesto di Rinaldi si vede, gran giocatore. Abbiamo fatto un grosso acquisto, però ancora la strada è lunga.
pensiamo partita dopo partita e andiamo avanti testa bassa e lavorare. No, prima della sfida con i Black Cats ci sono altre due partite. Facciamo una partita per volta, poi quando arriveremo quella settimana penseremo a loro. Sicuramente, come ho detto prima dell'inizio del campionato, i Black Cats è una grandissima squadra, fatta di grandissimi giocatori, sia tesserati che non. Cercheremo di prepararci al meglio per quella sfida.